Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è solo e uno solo. E se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gli rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E poi vieni e seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Ecco, ci nutriamo con questa parola di Dio, riflettendo specialmente a due elementi, uno della prima lettura, uno del Vangelo. La prima lettura ci dice che il popolo di Israele, nonostante la guida di Mosè, di Giosuè, di tanti ammonimenti, della legge, eccetera, eccetera, quando entra nella terra promessa, si mescola nella mentalità e nel culto alle usanze dei popoli pagani e così fa molti peccati. Conseguenza di questi peccati è che riprende una forma di schiavitù e si allontana da Dio. Questa lontananza da Dio è espressa con una parola, diciamo un esempio antropomorfico: si dice che Dio si adirò molto contro di loro. Ecco, poi il Signore per aiutarli manda i giudici, i quali combattono contro questi popoli, li riportano alla libertà, li porta il popolo di Israele alla libertà, ma poi quando muoiono i giudici ricadono nei peccati di prima. Cosa ci dice questa parola oggi? Ci dice che anche noi abbiamo questa forma di peccato spesso, che è il compromesso con la mentalità del mondo. Il compromesso, anche nel mondo di oggi ci sono degli idoli, per esempio quello del benessere, quello della salute a ogni costo, quello del chiudersi agli altri, ai bisogni degli altri, una forma anche di peccato è questa specie di distacco, di ribellione dai genitori, da ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Ecco, anche noi abbiamo questo rischio di accomodarci, anche noi religiosi, alle cose del mondo, di attaccarci ai soldi, al benessere. Ecco, questi peccati, questi attaccamenti ci limitano nella libertà, ci riducono nella capacità di amare, ci allontanano da Dio. Uno dei grandi guai della nostra epoca è che tanti di noi hanno perso il senso del peccato, quindi sono in quella strada e non si accorgono che non va bene. Il Signore non ci abbandona, misericordia di noi, e ci manda sante guide. Sante guide, le sante guide sono la medicina di Dio per i mali morali del mondo. E quello che noi chiediamo al Signore,
manda buoni operai nello spirito di Padre Annibale, è proprio di mandare queste guide capaci di illuminarci e di portarci sulla strada del Signore. E qui arriviamo al Vangelo in cui è indicata questa strada. La strada del Signore è una strada che porta alla vita eterna, alla vita piena, alla vita di Dio. Questo, già avere questo orientamento e questo desiderio, è già un principio di salvezza, come per questo giovane. Fin da giovane ha osservato i comandamenti e poi ha questo desiderio della vita eterna e chiede a Gesù come deve fare per raggiungerla. Anche noi dobbiamo coltivarlo, questo desiderio. Non ci basta la vita biologica, che poi finisce. La vita biologica finisce, può durare 20, 30, 50, 80 anni, finisce. E noi dobbiamo ricordarlo questo, perché certe volte sembriamo proprio come i pagani che vivono come se dovessero stare sempre sulla terra. Non è così. Poi non abbiamo imparato che Gesù ha detto che non sappiamo l'ora quando finisce la vita terrena, è un segreto del Padre. E questo è un modo anche di Gesù per dirci che dobbiamo stare distaccati dalla vita terrena, distaccati, non pretendere di vivere chissà quanto e non concentrare i nostri sforzi, le nostre aspirazioni a vivere a lungo sulla terra. Se il Signore ce la dà, è certo una grande benedizione, anche la vita lunga sulla terra è una grande benedizione, ma se perdiamo la vita eterna giova ben poco. Nella Bibbia c'è scritto che la vita lunga è la vita santa, la vita che piace a Dio, che poi è quella che ci permette di vivere un'eternità beata. E la strada per questa eternità Gesù la indica nei comandamenti in modo molto chiaro al giovane: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quindi prendiamo anche da questa messa lo spunto, l'occasione per imparare bene i comandamenti a memoria, impararli, dobbiamo rimpararli, perché siamo anche noi caduti in una forma di paganesimo. Molti di noi manco li sanno più i comandamenti, nel senso che non li sanno manco elencare, e tenerli, diceva mi pare San Tommaso, come uno specchio, no, Sant'Agostino, i comandamenti sono come uno specchio davanti al quale devi andare per vedere se la tua immagine spirituale e morale corrisponde, è bella, lì puoi capire a che punto sei. E convincerci che i comandamenti non sono un laccio, una prigionia, come si dice a volte nel mondo, un condizionamento, sono la strada sicura indicata da Dio già nell'Antico Testamento e confermata da Gesù per camminare verso la vita eterna. La vita è piena. Ora questa vita eterna si manifesterà totalmente dopo la morte, però comincia già da adesso. Noi dobbiamo avere una qualche esperienza della vita eterna, e più viviamo nei comandamenti, nella volontà di Dio, più questa vita di Dio già fiorisce in noi. E poi tra poco andiamo alla comunione, il Signore ci darà forza per ricordare e vivere la parola che ci ha dato.